A Like Pro oggi parliamo di acque libere, una disciplina che è nata dalla sfida che l'uomo ha trovato attraverso la natura. Che si trattasse di attraversare un lago guardando la sponda opposta piuttosto che lo stretto di Messina, o imprese anche più ambite, più ambiziose, quasi eroiche come il Canale della Manica, la Capri Napoli. Tutte sfide che l'uomo progressivamente ha vinto e che col tempo ha deciso anche di codificare per poterle inserire nei contesti internazionali di gare, la 25 km per prima e poi la 5 e la 10 che è diventata olimpica nel 2008. Sono cambiate molte cose in questo periodo, inutile negarlo, è rimasto immutato però lo spirito e soprattutto le variabili, perché si nuota in mare, si nuota in lago, si nuota nei bacini chiusi, si nuota in acque che possono essere fredde, calde, mosse, con la corrente, con mille variabili che cambiano di situazione in situazione. Questo rende la disciplina estremamente affascinante e oggi abbiamo con noi Matteo Furlan, uno dei più grandi interpreti a livello internazionale. Un oro all'Universiade, un argento ai campionati del mondo come apice di una carriera costellata di medaglie. Matteo oggi ci spiegherà come si prepara una 25 km. Matteo, ho avuto il piacere di seguirti come atleta nelle grandi competizioni, però non so nulla di come tu abbia iniziato a nuotare. Allora, io ho iniziato abbastanza presto a nuotare, come tanti atleti della mia generazione, sui 4 anni coi corsi. Ho iniziato poi a fare categorie di esordienti, propaganda, così, e poi prevalentemente vasca. Verso i 20 anni ho iniziato a avvicinarmi al mondo delle acque libere, ho provato le mie prime gare alle acque libere 5-10 km e poi siamo arrivati negli ultimi anni a fare anche la 25. La preparazione c'era e quindi abbiamo osato andare oltre. È stato amore a prima vista? Diciamo che è stato uno dei tanti sport all'inizio che ho praticato, poi è stato lo sport che ho scelto quando avevo più consapevolezza sugli sport. È stata una scelta, Matteo, legata ai risultati o legata proprio al tipo di disciplina? È una scelta legata più al tipo di disciplina. Alla fine i risultati c'erano rispetto agli altri sport, però era anche la cosa che a quel punto mi piaceva di più. Cosa hai fatto? Basket, immagino. Basket, si è fatto basket, poi comunque abbiamo provato a fare atletica, un po' di vari sport, però alla fine il migliore in cui ero più portato era il nuoto. Ti piace molto adesso nuotare? Adesso diciamo che non riuscirei a pensare a una vita senza il nuoto in questo momento. È quello che faccio tutti i giorni, è ormai anche il mio lavoro, quindi diciamo che è quello che faccio sempre e che mi va di fare. Anni, tanto sport, questo si sa. Cosa non si sa di te? Quali hobby, quali passioni? Come hobby, diciamo, innanzitutto sono sempre stato un appassionato di moto e quindi da quando ho 20 anni ho avuto la fortuna di possedere moto e divertirmi, averne più di una anche a casa in certi momenti. Altre passioni, sempre legate allo sport, ultimamente mi sono molto preso con l'arrampicata, lo sci alpinismo, è un'attività che tendo a fare nel momento in cui ho qualche weekend libero, un po' di tempo, sempre senza togliere nulla al nuoto, alla fine è quello che mi porta avanti, quindi tutto il resto è in secondo piano. Ah, vedo che parlare di cose personali ti fa sudare, dai, andiamo in attesa. Un po' fresca. Ah, oh, bisogna adattarsi un attimo, eh. Senti, questa Elena da dove viene, dai? Elena, diciamo che me la sono portata dietro dal Friuli. Io comunque sono arrivato a Padova a 20 anni quando mi sono spostato con l'università e dopo un po' di anni mi ha raggiunto qua a Padova. Ah, quindi è una relazione da quando eri ragazzo? Sì, è una relazione che porto avanti da molti anni e quindi diciamo che sono riuscito a portare avanti e continuare anche una volta raggiunto Padova. Convivete? Conviviamo da un paio di anni ormai. Prima gara, prima vittoria, o hai preso le sberle? La prima gara è stata una bella batosta, non sapevo come muovermi tutto, quindi ho dovuto fare molta esperienza prima di andare forte. Esperienza che immagino in piscina non serva così tanto, ma in acque libere è fondamentale. Sì, in acque libere è fondamentale, infatti bisogna fare molte gare, preparare
ogni passo bisogna farlo con molta esperienza. E poi, entrando invece in una 25, immagino che la tattica sia fondamentale, non si faccia la prima volta così come bere un bicchiere. Alla 25, oltre a una buona base di allenamento, conta molto la tattica. Io, per esempio, non sono un atleta con tantissimi metri alle spalle, quindi prediligo una tattica conservativa e cercare di riservare molte energie per il finale. Si mangia, immagino, durante la gara, non la puoi fare. Devi bere, devi nutrirti, devi dissetarti. Sì, diciamo mangiare difficilmente. Durante tutta la gara assorbiamo comunque zuccheri, sali minerali attraverso bevande energetiche. E devi trovare il tuo mix corretto? Esatto, devi riuscire a trovare una combinazione di sali, fatto d'estrumina che non ti affatichi, non ti blocchi lo stomaco, perché comunque sono 5 ore di gare in cui ogni giro prendo rifornimento, anche a volte anche 2. Gira qualche colpo non troppo regolare, qual è il trucchetto per passare? Facciamo una simulazione, io vado avanti e tu mi entri. Ok. Il primo impatto è un brivido, è il cambio di temperatura. Il secondo è il rumore che si chiude dentro te. Inizi a nuotare, l'acqua scivola sul corpo e tutto prende forma e peso differente. Nuotare non è solo uno sport. Nuotare è uno stato mentale. È una 25 km non si inventa da un giorno all'altro, credo che la tua settimana sia ricca di allenamenti. Sì, diciamo che come tutte le gare lunghe bisogna allenarsi, quindi diciamo partiamo col lunedì, con già un doppio lunedì, doppio martedì, di solito a metà settimana si fa un allenamento unico più lungo, in modo da avere il pomeriggio per recuperare, e poi si riparte con due doppi e di nuovo un lungo il sabato. Senti, il doppio per chi non è del ramo vuol dire due allenamenti al giorno. Esatto. Dammi un volume chilometrico sul doppio e sul singolo allenamento. Generalmente quando si fa doppio io viaggio dai 16 km, quindi 8 mattina, 8 pomeriggio, e a volte si raggiungono anche i 18 km. Mentre l'allenamento singolo del mercoledì e sabato si può partire da 8 km e arriviamo anche a 10, a volte capita anche oltre. Qual è la parte che ti piace di tutto questo? Generalmente a me piacciono di più gli allenamenti, quelli qualitativi rispetto a quantitativi, però alla fine se un allenamento è formulato bene, strutturato bene, ti può passare anche un allenamento che è lungo e magari non è il tuo allenamento preferito. Un suggerimento per chi volesse affrontare le acque libere, non dico da atleta, così da amatore? Beh, diciamo che secondo me deve puntare a divertirsi, da trovare magari delle sfide alla sua portata e non partire con distanze esagerate, quindi in modo da approcciarsi lentamente con il giusto allenamento e la giusta gara. E se tu oggi potessi scegliere una distanza, la tua distanza preferita quale sarebbe? Beh, la mia distanza preferita direi la 10 km. Grazie Matteo, è stato un piacere averti come ospite a Like Pro. In bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo. Ci vediamo alla prossima puntata di Like Pro. Iscrivetevi al canale di Endu Channel e se vi è piaciuta questa puntata, mi raccomando, condividete con gli amici. Ciao ragazzi.